Bene, allora iniziamo questa seduta congiunta, come diceva prima Giulia Pompili, è veramente una grande novità e mi aspetto molto da questo incontro fra il mondo dell'associazione e il mondo della ricerca. Parleremo in queste comunicazioni di genetica, parleremo di immunologia, parleremo anche di fattori ambientali. E proprio perché la genetica sicuramente sta riconoscendo la parte più importante dei progressi che stiamo facendo in medicina in questi ultimi tempi per quanto riguarda la SLA, abbiamo pensato di far parlare appunto Nicola Ticossi, che ci farà un aggiornamento sullo stato attuale della conoscenza e come questo ci sta aiutando a capire i meccanismi. La genetica è una forza motrice che sta guidando anche altri campi, ma non è la sola linea di ricerca, come avete visto. I fattori ambientali possono influenzare la malattia e avete visto la bellissima relazione del professor Appel, come anche l'immunità, l'infiammazione probabilmente partecipa a tutto questo. Quindi è un piacere invitare Nicola a iniziare la sua relazione, mi raccomando teniamoci nei tempi perché come al solito siamo in ritardo. Prego Nicola. Va bene. Grazie Mario per la presentazione, grazie agli amici di AISLA e di ARISLA per l'invito e per la meravigliosa accoglienza. Io vi confesso prima di iniziare un pochino di preoccupazione perché l'argomento trattato è piuttosto complicato e in quanto relatore AISLA chiedo scusa ai ricercatori e ai medici presenti in sala, ma il mio compito è soprattutto quello di raggiungere i nostri pazienti qui e in streaming, quindi dovrò semplificare per forza alcuni concetti. Il secondo motivo di preoccupazione è personale, nel senso che mi avete messo a parlare fra il professor Silani e il professor Appello, cioè il mio maestro e il maestro del mio maestro, quindi ho un po' di timore. Se affrontiamo l'argomento della genetica della SLA, dobbiamo partire, come avete già sentito nelle presentazioni precedenti, dal punto, il primo punto di partenza è riconoscere che il 5-10% di tutti i nostri pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica hanno delle forme familiari di malattia, spesso, nella maggior parte dei casi, secondarie a mutazioni, alla presenza di mutazioni in alcuni geni. Sappiamo adesso che questa dicotomia fra forme familiari e forme sporadiche, che per lungo tempo ha guidato la nostra pratica clinica e la ricerca, è un pochino più complessa, perché nell'ambito delle forme familiari c'è un 30-40% di pazienti in cui non siamo ancora riusciti ad identificare la causa patogenetica e probabilmente non è detto che si tratti in tutti i casi di forme mendeliane monogeniche, e anche nei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica sporadica abbiamo comunque un 10% di pazienti dove comunque è possibile identificare mutazioni nei geni patogenetici trovati nelle forme familiari. Ad oggi, nel 2015, la ricerca ci ha portato all'identificazione di più di 20, probabilmente 30, 40, a seconda della review che andiamo a vedere, geni associati alla sclerosi laterale amiotrofica. La malattia, come avete sentito dalla presentazione del professor Appel, ha un'elevata eterogeneità di locus e eterogeneità allelica, cioè vuol dire che mutazioni in geni differenti o diverse mutazioni nello stesso gene possono dare lo stesso fenotipo. Oppure possono dare anche fenotipi diversi, c'è un'eterogeneità fenotipica. Alcuni pazienti che hanno mutazioni, ad esempio nel gene SOD1, avranno una malattia più, che coinvolge più facilmente il secondo motoneurone rispetto al primo. Vediamo una situazione opposta invece in pazienti che hanno mutazioni più rare in senatassina, alsina, eccetera. Negli ultimi 2 o 3 anni vediamo che lo spettro di eterogeneità fenotipica, cioè di variabilità del fenotipo associato alle mutazioni, ha trasceso le semplici malattie del motoneurone, andando a sovrapporsi in parte anche ad altre malattie neurodegenerative, quali ad esempio le demenze primarie, in particolare la demenza frontotemporale, i parkinsonismi e altre patologie, anche patologie psichiatriche ad esempio. Che cosa ha portato alla,
a un cambio delle nostre prospettive in genetica della SLA. Fino a pochi anni fa si conoscevano pochi geni malattia, pochi geni responsabili della malattia, e solo uno, SOD1, rappresentava, veniva trovato con una frequenza significativa nei nostri pazienti. Il cambio la svolta è stata una svolta tecnologica. Nel 2007, tra il 2007 e il 2008, sono state sviluppate delle nuove tecnologie cosiddette di sequenziamento di nuova generazione, che ci permettono di, adesso permettono ai ricercatori di sequenziare l'intero genoma di un paziente in tempi rapidi e con costi molto bassi. Se voi pensate che intorno al 2000 ci volevano 100 milioni di dollari per sequenziare il genoma di una persona, adesso potremmo sequenziare il genoma di ciascuno di noi con $1,000 forse, 1.100 euro. E a questo avanzamento tecnologico il mondo SLA ha risposto, devo dire, con grande rapidità, perché appena un anno e mezzo dopo, due anni, l'introduzione di queste tecnologie nel mondo della ricerca, sono state attivamente applicate e possiamo dire che negli ultimi 3 o 4 anni sono stati identificati diverse decine di geni associati alla malattia. Ed è forse un motivo di orgoglio per i ricercatori del nostro paese ricordare che tramite i due consorzi, SLAGEN e ITALGEN, e tramite ricerche in gran parte finanziate da ARISLA, dalla generosità di ARISLA, i ricercatori italiani hanno contribuito attivamente alla scoperta di diversi di questi geni. Ma punto cruciale della mia presentazione è quello di cercare di convincervi dell'importanza della ricerca, dell'investire tempo denaro nella ricerca di nuovi fattori genetici per una migliore comprensione della genetica della SLA. E questo perché? Perché di fatto gran parte delle difficoltà che incontriamo nel trattare questa malattia sono dovute a un deficit di conoscenza circa i meccanismi che portano alla morte il motoneurone le cellule circostanti, come avete sentito. Diversi sono i fattori di rischio che sono stati proposti, ma certamente nel 2015 non abbiamo ancora una visione d'insieme, una visione comprensiva o soddisfacente dei fattori di rischio e dei fattori predisponenti coinvolti. Che cosa succede quando identifichiamo un gene nuovo? Riusciamo a risalire all'origine. Nel momento in cui identifichiamo una mutazione patogenetica, noi abbiamo il primo mattone, il primo fiocco di neve che dà origine alla valanga, e per cui possiamo seguire, o almeno tentare di seguire, tutto il percorso che porta da una lesione genetica alla morte del motoneurone. E questo è quello che facciamo quando troviamo, quando ricerchiamo attivamente nuove mutazioni patogenetiche, nuovi geni malattia. Ma abbiamo detto che allo stato attuale ci sono stati identificati 20-30 geni associati alla malattia, e come facciamo a trasformare queste informazioni spesso disorganizzate, spesso caotiche, in una rappresentazione comprensibile? Dobbiamo cercare di riconoscere dei motivi, dei pattern che ci permettano di interpretare come questi geni funzionano. Per cui quello che possiamo fare, quello che la comunità di ricercatori sta cercando di fare, è di capire le funzioni di questi geni e di radunarli in gruppi di geni che abbiano delle funzioni uniformi e che possano quindi spiegare alcuni meccanismi e alcune alterazioni biochimiche che osserviamo nei nostri pazienti, nei motoneuroni. Rapidamente vi presenterò quelli che sono alcuni, in maniera molto semplice, alcuni dei meccanismi patogenetici che sono stati proposti per spiegare il funzionamento o l'errato funzionamento di alcuni di questi geni. Non possiamo non iniziare con il primo gene ad essere individuato nel 1993, cioè SOD1,
dopo più di 20 anni abbiamo compreso tanto del funzionamento di questo gene, anche se non abbiamo una risposta definitiva sul perché le mutazioni nel gene SOD1 determinino o causino la sclerosi laterale amiotrofica, però una delle spiegazioni più attraenti è che, come avete sentito anche dalle presentazioni della giornata di ieri, che SOD1 mutata acquisisca una ridotta solubilità e una propensione a formare degli aggregati insolubili all'interno del motoneurone del paziente. E questi aggregati a loro volta determinerebbero una serie di processi di danni, di lesioni biochimiche a livello di, ad esempio, organelli della cellula come i mitocondri, oppure potrebbero sequestrare altre proteine indispensabili per la vitalità della cellula. E quindi un primo meccanismo patogenetico che è stato rivelato dalla scoperta di mutazioni in un gene è appunto rappresentato dai difetti nella proteostasi, nel metabolismo delle proteine della cellula. E questa linea di ricerca non si esaurisce certamente con il gene SOD1, ma è stata arricchita da tutta una serie di altri geni che sono stati individuati successivamente nel corso degli anni, geni che interferiscono, come avete sentito dalla presentazione del professor Poletti ieri, con due meccanismi che sono l'autofagia e il sistema ubiquitina proteasoma, cioè i due meccanismi che le cellule del nostro corpo hanno per eliminare aggregati di proteine anomale. E possiamo vedere come tutta una serie di geni, da ubiquilina 2 piuttosto che P62, sequestosoma 1, CYP2B, optineurina, VCP e così via, sono a vario titolo coinvolti in queste vie metaboliche. L'ultimo gene appartenente a questa categoria è TBK1, che è stato individuato negli Stati Uniti dal gruppo di David Goldstein all'inizio dell'anno, di cui parlerà un pochino di più il professor Silani nella presentazione successiva. Un secondo meccanismo che ci è stato rivelato dalla genetica della SLA è rappresentato dalle alterazioni del metabolismo degli acidi nucleici e in particolare dell'RNA cellulare. E diversi, anche qui, sono i geni che sono coinvolti in questi processi. I più importanti sono sicuramente TDP43, di cui avete sentito parlare, FUS-TLS, ma altri come ad esempio le ribonucleoproteine, heterogeneous nuclear ribonucleoproteins, o matrina-3, per esempio, individuata dal gruppo del professor Chiò, insistono su questo meccanismo patogenetico in particolare. I due più importanti, TDP43 o TARDBP e FUS, che troviamo mutati nel circa il 5% ciascuno dei nostri pazienti con sclerosi laterale amiotrofica familiare e l'1% circa dei pazienti con malattia sporadica, sono dei geni che, come avete sentito dal professor Baralle ieri, hanno diverse funzioni e sono coinvolti in tutti quei processi di trascrizione, splicing e trasporto degli mRNA al di fuori dal nucleo nel citoplasma e poi in processi di maturazione degli mRNA. E per il funzionamento di queste due proteine è assolutamente essenziale la loro possibilità di migrare dal nucleo al citoplasma e viceversa. E in effetti quello che noi vediamo nei nostri pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica con mutazioni di FUS e
con mutazioni di TDP43, ma nei pazienti con sclerosi laterale amiotrofica sporadica, anche indipendentemente dalla presenza di queste mutazioni, vediamo che queste due proteine si accumulano nel citoplasma come se non riuscissero più a ritornare indietro, e quindi di conseguenza si ha una perdita delle funzioni nucleari di TDP43 e di FUS. Essendo delle proteine che sono coinvolte in tutti i processi di maturazione delle mRNA, cioè in processi assolutamente vitali per la cellula, non è sorprendente che una perdita delle funzioni di queste proteine sia altamente dannosa e possa condurre a morte il motoneurone. Un secondo fenomeno particolarmente interessante che è stato proposto, è stato osservato, è che queste proteine all'interno del citoplasma vanno incontro a un fenomeno di aggregazione, come quello che osserviamo ad esempio per SOD1. È stato proposto che gli aggregati che si formano di TDP43 e di FUS possano a loro volta propagare la formazione di altri aggregati, per cui gli aggregati reclutano altre proteine wild type, sì, consentono permettono la trasmissione del processo patologico da cellula a cellula. Questa è un'ipotesi, però ci sono diversi studi che a supporto di questa ipotesi, e questo potrebbe spiegare quello che da un punto di vista biochimico, quello che noi osserviamo poi dopo in clinica, cioè che il processo di malattia, la comparsa, l'evoluzione dei sintomi non salta da un segmento corporeo all'altro, ma generalmente l'esordio della malattia della SLA è un esordio focale e la progressione dei sintomi avviene da segmento corporeo vicino ad altro segmento corporeo vicino, come se ci fosse appunto una progressione del processo patologico o per contiguità o, cosa molto interessante, anche attraverso una propagazione attraverso le fibre nervose. Se andiamo a vedere il contenuto di TDP43 all'interno del sistema nervoso dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, vediamo che le prime aree ad essere interessate sono la corteccia motoria e il midollo spinale, le corna anteriori del midollo spinale, cosa che ci aspettiamo ovviamente dati i sintomi. Ma poi vediamo che la propagazione del processo patologico segue le fibre nervose a partire da queste aree, per cui si avrà successivamente un interessamento della corteccia frontale e prefrontale, dello striato e in ultimo dei lobi temporali e dell'ippocampo. Quindi è possibile, anzi è verosimile, che i meccanismi di trasporto assonale, cioè che i nostri neuroni hanno per trasportare proteine dal nucleo cellulare verso le estremità, le terminazioni sinaptiche, svolgano un ruolo particolarmente importante nella patogenesi della malattia. E infatti un terzo meccanismo che è stato ampiamente esplorato è quello rappresentato dalle alterazioni del cosiddetto citoscheletro, che è l'impalcatura della cellula, del neurone, ed è diciamo quella struttura che permette appunto al neurone di trasportare le proteine dal corpo cellulare dove vengono sintetizzate verso i siti più periferici. E anche qui diversi geni sono stati identificati, diversi geni coinvolti nell'integrità del citoscheletro sono stati identificati. Uno è profilina 1 di cui vi parlerò, l'altro più recente tubulina 4A di cui vi parlerà il professor Silani perché fa parte del progetto NOVALS. Profilina 1 è un gene identificato dal gruppo del professor Lenders, a cui abbiamo collaborato anche noi. È una proteina, una piccola proteina che consente, facilita l'assemblaggio dei microfilamenti di actina, partendo dai mattoncini ne consente la costruzione, l'allungamento dei microfilamenti, e vediamo che quello che abbiamo osservato è che i pazienti che hanno mutazioni profilina vanno incontro a una inibizione della crescita degli assoni e alla formazione anche qui di aggregati citoplasmatici che
sia in vitro, in modelli in vitro, ma adesso abbiamo anche la conferma neuropatologica, oltre a contenere profilina mutata, contengono anche TDP43. Possiamo dire però che la principale rivoluzione conoscitiva che abbiamo avuto dalla genetica negli ultimi anni è stata la scoperta di una mutazione molto particolare in questo gene che prende il nome di C9ORF72, di cui prima, fino a pochi anni fa, di fatto nessuno aveva sentito parlare. E anche qui il ruolo dei ricercatori italiani, in questo caso del gruppo del professor Chiò, è stato importante nel contribuire a questa scoperta. E nel caso di C9ORF72 la mutazione è una mutazione un po' particolare, nel senso che non è una mutazione puntiforme, ma è una espansione di 6 nucleotidi, 4G e 2C, nell'introne 1 nel promotore del gene. In condizioni normali ciascuno di noi ha un numero di ripetizioni compreso fra le 2 e le 20 unità. I pazienti con SLA e con demenza frontotemporale possono avere diverse centinaia, anche migliaia di ripetizioni. E si è visto come, nonostante sia stata identificata relativamente tardi questa mutazione, proprio perché trattandosi di una espansione era difficile da un punto di vista tecnico evidenziarla, l'espansione in C9ORF72 rappresenta ad oggi la principale causa genetica identificata sia di sclerosi laterale amiotrofica che di demenza frontotemporale. La troviamo, a seconda delle popolazioni, in circa un terzo dei pazienti con forme familiari e fino al 5% dei pazienti con forme sporadiche. E questo è importante perché ci impone anche nella pratica clinica di ripensare a quelli che sono i nostri approcci allo screening genetico, nell'offrire eventuali screening genetici ai nostri pazienti. Perché C9ORF è importante? C9ORF è importante intanto perché ha confermato definitivamente che la sclerosi laterale amiotrofica non è una malattia isolata, ma ha dei punti di contatto biologici con altre patologie neurodegenerative. Quello che vediamo è che la espansione di C9ORF72 può determinare la comparsa di fenotipi motori, tra cui la SLA è quello più frequente, ma anche fenotipi non motori cognitivi e in particolare la demenza frontotemporale. La comunità di ricercatori si sta ovviamente attivamente chiedendo che cosa faccia sì che un paziente sviluppi SLA, un paziente sviluppi demenza frontotemporale, un altro paziente abbia un fenotipo ancora più raro. E la prima spiegazione che è stata proposta è stata: magari, trattandosi di una malattia da espansione, le dimensioni delle espansioni determinano il fenotipo. In realtà non sembra essere così, nel senso che non sembra esserci una correlazione fra il numero di ripetizioni di questa espansione e un fenotipo motorio o non motorio. Altri fattori sono attualmente presi in considerazione, non abbiamo una risposta definitiva, quindi quelle che vi propongo sono solamente delle ipotesi. Una possibilità potrebbe essere rappresentata dalle dimensioni dell'allele non espanso, dalla presenza di piccole deletioni in una sequenza adiacente alla sequenza espansa, dalla presenza eventuale di doppie mutazioni, perché nulla vieta che possano sussistere più mutazioni in geni associati alla SLA nella stessa persona, oppure da fenomeni epigenetici o da metilazione, dal pattern di metilazione del promotore di C9ORF72. C9ORF72, la scoperta ci ha rivelato anche sorprendenti informazioni circa la patogenesi della malattia. Noi non sappiamo ancora esattamente che cosa faccia il gene. Una possibilità è che l'espansione determini una riduzione dei livelli di espressione del gene, perché interferisca con la trascrizione, anche se questa ipotesi di perdita di funzione non è sicuramente la favorita dai ricercatori in questo momento. Quello che si ritiene è che l'espansione possa effettivamente
essere trascritta, ed è stato dimostrato, e che possa contribuire alla patologia, alla patogenesi della malattia tramite dei meccanismi di tossicità mediata dall'RNA o, sorprendentemente, anche da una tossicità mediata da proteine. In che senso patologia mediata da RNA? La formazione di lunghi RNA messaggeri contenenti questa espansione ripetuta fa sì che questi RNA messaggeri possano assumere delle strutture terziarie, cioè si avvolgano, si aggomitolino in maniera anomala, e queste strutture terziarie a loro volta potrebbero sequestrare altre proteine nucleari indispensabili per la trascrizione genica e quindi portare a morte il motoneurone perché sequestrano queste proteine. È quello che vediamo in altre malattie neurologiche, come ad esempio la distrofia miotonica di Steinert. Ed effettivamente gli studi di biologia molecolare hanno dimostrato la presenza di questi foci, vedete questi puntini rossi, che rappresentano la presenza di aggregati contenenti questi RNA. La seconda possibilità, è abbastanza sorprendente, però è stata dimostrata, è che questi RNA possano essere effettivamente tradotti e a formare delle catene proteiche, e dato che queste espansioni sono ripetitive per definizione, anche la catena proteica che si verrà a formare sarà ripetitiva, e in particolare si possono avere la formazione di questi dipeptidi, cioè lunghe catene costituite da due amminoacidi ripetuti. E questi dipeptidi hanno una elevata propensione a formare degli aggregati all'interno del citoplasma che sono stati effettivamente identificati nei motoneuroni dei nostri pazienti. Cosa importante, questi dipeptidi non si trovano solamente nei tessuti, ma si trovano anche nel liquor. E il gruppo del professor Petruccelli ha dimostrato che sono dosabili nel liquor dei pazienti, e quindi questi dipeptidi possono rappresentare un biomarcatore estremamente interessante per monitorare l'efficacia eventuale di terapie nei pazienti con espansione di C9ORF. In ultimo, e qui arriviamo alla conclusione, C9ORF, la storia di C9ORF è particolarmente importante perché dalla scoperta del gene nel 2011, già tre anni e mezzo dopo, sono iniziati a comparire i primi modelli animali e i primi, ovviamente in laboratorio, approcci terapeutici per cercare di correggere questo difetto genico. E ricordo che in questo caso l'espansione di C9ORF è una mutazione che viene trovata nel 5% dei nostri pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, anche sporadica, e quindi se ovviamente arrivassimo a una terapia, non stiamo parlando di mutazioni rarissime trovate in una famiglia in tutto il mondo, ma stiamo parlando di una alterazione genetica particolarmente frequente, quindi è assolutamente prioritario cercare di sfruttare le informazioni derivanti dagli studi della genetica per sviluppare delle terapie efficaci. E qui ritorno al mio messaggio iniziale: la genetica ci permette, le informazioni derivanti dalla genetica ci permettono immediatamente di avere delle informazioni, o relativamente rapidamente di avere delle informazioni che possiamo restituire al paziente in fase di counseling, cioè migliorare il modo in cui noi offriamo le nostre consulenze genetiche ai pazienti. Ma possiamo, anzi dobbiamo, tradurle in laboratorio in modelli di malattia, modelli cellulari, modelli umani, modelli animali, al fine di sviluppare nel modo migliore nuove terapie per la sclerosi laterale amiotrofica. E in ultimo, è molto probabile che in futuro, nel momento in cui ci troveremo a disegnare dei trial clinici per sperimentare questi nuovi farmaci, dovremo stratificare i pazienti che arruoleremo nei trial anche sulla base non solo dell'esordio spinale bulbare, ma anche del genotipo,
perché alcuni pazienti con mutazioni in determinati geni associati alla SLA hanno un decorso clinico differente rispetto ad altri. E con questo spero di avervi convinto che la genetica rappresenta un po' il fondamento su cui, le fondamenta su cui dobbiamo costruire la casa per poter arrivare a una terapia efficace per la sclerosi laterale amiotrofica. Io vi ringrazio. Grazie Nicola, sei stato nei tempi dei 28 minuti e mezzo, però purtroppo rimane tempo solo per una domanda, perché siamo in forte ritardo, quindi se qualcuno vuole fare una domanda. E allora te la faccio io dalla parte dei pazienti, cioè, ci parlate sempre della genetica, e però questa genetica interessa il 5%, forse un altro 10% c'ha mutazioni di questi geni maggiori, ma qual è la ricaduta di questi studi di genetica per gli sporadici? Cioè, entriamo nel dettaglio, nei meccanismi, sono tutte genetiche? Allora, è assolutamente una domanda legittima, è una domanda che tutti i pazienti ci fanno, cioè perché inseguiamo, magari facciamo degli studi che dimostrano la causa della malattia nello 0,001% dei pazienti? Le risposte sono due. Uno, perché appunto l'identificazione di un meccanismo di malattia ci permette di migliorare le nostre conoscenze e di applicarle non solo ai pazienti con quella particolare mutazione, ma a tutti i nostri pazienti. E ti faccio l'esempio di TDP43. TDP43, questa mutazione, questo gene di cui abbiamo accennato rapidamente durante la presentazione, è mutato nel 5% delle forme familiari e nell'1-2% delle forme sporadiche, per cui uno dice, vabbè, rappresenta una piccola parte dei nostri pazienti. In realtà però quello che vediamo è che le inclusioni di TDP43 sono presenti in tutti i pazienti affetti anche da sclerosi laterale amiotrofica sporadica, per cui noi tramite l'identificazione di TDP43 abbiamo identificato un meccanismo di malattia, e se riuscissimo a trovare a correggere questa disfunzione, questo andrebbe a diretto beneficio non solo dei pazienti mutati, ma anche di tutti gli altri pazienti. Questo è solamente un esempio, ma vale anche per tutti gli altri geni. Grazie. Giulio, vai avanti. Sì, no, grazie. La sessione è costruita in modo tale che ci è stata data un nuovo